Ebbene, oggi ci troviamo a Carpanzano. Carpanzano è un bellissimo paesino di 270 abitanti, se non erro, dove c'è ogni anno un'importante sagra della castagna, diciamo una delle più importanti che c'è in Meridione. E qua abbiamo il presidente della Proloco, Luigi Ponterio. Allora, presidente, l'importanza di questa sagra, che ormai è la 12ª edizione. Sì, la Sagra della Castagna per Carpanzano è una grande opportunità di promozione del territorio, di promozione anche turistica. La Sagra viene organizzata dalla Proloco anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale e dei cittadini carpanzanesi. Per Carpanzano la Sagra ha un'importanza che riveste principalmente tre aspetti: un aspetto economico, un aspetto sociale e un aspetto culturale. Un aspetto economico, perché grazie a questo tipo di eventi i commercianti, le attività commerciali possono presentare a un pubblico numeroso appunto i loro prodotti. Un aspetto sociale, perché la sagra è comunque un momento di aggregazione ed è anche un'occasione per i carpanzanesi che vivono in altre regioni d'Italia di venire a Carpanzano e condividere un momento di festa. Culturale, perché la castagna ha rappresentato per Carpanzano uno degli elementi più importanti per la vita. Sarà il Medioevo, se sì. Non erro, quella storia della castagna, sì. Carpanzanese. Sì, sì. Carpanzano storicamente è stato uno dei principali produttori di castagna secca. Carpanzano produceva circa 1000 quintali di castagne secche all'anno, che equivalgono a circa 3000 quintali di castagne verdi, quindi una produzione notevole. Oggi questa produzione è drasticamente diminuita a causa di un parassita che è il cinipite del castagno, che purtroppo ha ridotto appunto, come dicevo, la produzione di questo frutto. Noi la mattina, sabato mattina, abbiamo proposto agli studenti che hanno partecipato qui a Carpanzano una dimostrazione di come veniva lavorata la castagna oltre un secolo fa e anche in maniera più recente con l'utilizzo di mezzi meccanici. Quindi ecco qui un aspetto anche culturale. Omar Falvo, un giornalista che scrive su testate importanti nazionali, anche su Tutto se non erro, collabori, però diciamo che tu ne hai fatto uno studio, hai fatto anche la tesi sulla castagna, perciò insomma tu sei un conoscitore. Carpanzano possiamo dire che è la capitale della castagna in Calabria, perché risale dal Medioevo, sì. So che c'era una storia di 8 ettari di terreni all'epoca, sì. Di 500 ettari di terreno che erano della chiesa praticamente. Insomma, raccontaci la storia di Carpanzano, mi fai una piccola relazione, ma piccola però. Certo. La castagna per Carpanzano è stata di estrema importanza, perché comunque ricordiamo che nel Medioevo era il cibo principale delle popolazioni montanare. Dopo l'anno 1000 l'esportazione di castagne della Valle del Savuto, in particolare di Carpanzano, aumentò notevolmente. Basti pensare che l'esportazione arrivava oltre che al nord Italia, anche in Spagna. Voglio ricordare che su Carpanzano era presente un bosco di castagneti straordinario di ben 500 ettari che arrivava dal comune di Carpanzano al vicino comune di Marzi. Della castagna non si buttava via nulla, era l'alimento principale per anche passare gli inverni rigidi delle popolazioni montanare. Era un cibo associato ai poveri, perché un particolare che ho studiato dalle fonti, la tassazione che veniva fatta a questo prodotto era molto modesta, perché non era un prodotto calcolato, quindi una tassazione modesta significava un prodotto non, diciamo, ricco di economia. Però per la Valle del Savuto e per il comune di Carpanzano era la prima economia dal Medioevo. Ricordiamo che dopo l'anno 1000 questa esportazione colpì la Spagna e il nord Italia, e oggi di questi 500 ettari che erano la storia del posto ne restano ben pochi, una ventina di piante secolari nel comune di Carpanzano e anche nel comune di Marzi, vicino di Marzi, che comunque raccontano la storia di un passato che fu, e sono le sentinelle dei nostri boschi, sentinelle che dovrebbero essere difese. Quindi faccio un appello a tutte le istituzioni di provvedere nel poter salvare quello che resta, una ventina di alberi secolari. Quanti ne resta, abbiamo detto? Una ventina. Sì. Siamo detto così poco. Sì, dal diametro di 8 metri e dall'altezza di 20, quindi sono, diciamo, la storia locale per eccellenza.
l'economia da volta era anche la farina della castagna, che adesso diciamo non può scomparire, ma per tante cose. L'albero della castagna era definito il pane dei poveri, perché con la castagna si faceva la farina, prodotto indispensabile per poter, diciamo, produrre il pane a lunga conservazione, perché era un pane molto ricco a lunga conservazione, che poteva comunque essere mangiato anche dopo un mese, quindi, come ben sai, era l'alimento perfetto per poter passare gli inverni rigidi. La castagna e i suini erano gli elementi indispensabili in una famiglia contadina. Com'è la qualità della castagna che è rimasta adesso? Perché poi si fa la sagra, ricordiamo che le castagne che ci sono tutte di Carpanzano qua. Sì, sì, no, le castagne utilizzate alla sagra di Carpanzano, portate avanti con passione dal presidente Luigi Ponterio, sono tutte del posto. Una qualità ottimale delle castagne, straordinaria. Anche diversi agronomi hanno definito il prodotto carpanzanese eccellente dal punto di vista qualitativo e della conservazione di questo frutto. Poche famiglie ancora sono le sentinelle di questi alberi che sono rimasti. Ricordiamo che nella Valle del Savuto, in particolare nel comune di Carpanzano, esistono molti ruderi, le cosiddette caselle, che erano utilizzate per la conservazione e la lavorazione di questo prodotto. A Carpanzano le famiglie, in particolare anche quella di Luigi Ponterio, in particolare il papà di Luigi Ponterio, presidente della Provoca, abbiamo sentito prima, si impegnano costantemente a tutelare e a preservare quello che resta del bosco di castagneti qua a Carpanzano. Dicevo prima col presidente della Provoca, parliamo di 270 abitanti, d'estate quanto diventano? Il comune di Carpanzano, voglio precisarlo, è un fiore all'occhiello per la Valle del Savuto, perché è l'unico comune che porta avanti delle manifestazioni interessanti. Ricordiamo che la Sagra della Castagna, arrivata alla 12ª edizione, è un fiore all'occhiello per tutta la provincia di Cosenza. 250 anime che si impegnano ogni anno ad accendere i riflettori sulla loro storia, quindi riportano dal passato al presente la storia e la proiettano al futuro, attraverso anche i potenti mezzi della tecnologia, internet. Sono anche molto presenti sui social, quindi pubblicizzano questo piccolo comune in tutto il mondo. Com'è adesso la situazione del batterio che sta sconfiggendo un po' la pianta? Abbiamo saputo che la Regione ha preso anche dei provvedimenti diciamo su questo batterio. Sì, ma oltre la Regione anche la Proloco di Carpanzano ha portato avanti dei lanci in questo territorio per cercare un po' di arrestare questo fenomeno. Sembra che dei risultati si possano registrare, non posso ovviamente quantificare perché non sono un agronomo, però sembra che questi lanci abbiano portato degli effetti positivi alla coltivazione del castagno nella Valle del Savuto. Grazie, Ivo. Quindi c'è una speranza per il futuro. Grazie, Ivo. Grazie a lei. Ebbene, ci troviamo qua all'interno di uno stand qua a Carpanzano per questa sagra della castagna, devo dire bellissima, perché vede partecipe gente che arriva da tutta la provincia di Cosenza e non solo, dalla Calabria. Carpanzano, capitale della castagna in Calabria, possiamo dire, come altre realtà, però Carpanzano ha tutta una storia, come abbiamo già parlato con Igor prima. Insomma, qua abbiamo Dino. Dino che cos'è? Dino è un produttore, fai da te, possiamo dire, però con un'esperienza storica sulla castagna, della lavorazione della castagna, tramandata dai nonni, possiamo dire, Dino. Allora, raccontaci un po' cosa preparate con la castagna, cosa si riesce a fare. Allora, diciamo che adesso riusciamo a fare molto poco con la castagna. Una volta si faceva molto di più, perché una volta avevamo gli essiccatoi, quindi diciamo che le famiglie riuscivano a andare avanti con la castagna. Era proprio un'economia. Sì, ecco, era un'economia vera e propria. E invece adesso, non lo so, sia per il cinipide che sta distruggendo adesso un pochettino la produzione di questo frutto, che per noi era molto importante. Adesso diciamo che riusciamo a fare molto poco, però per quel poco che ci rimane riusciamo a fare un po' di pane di castagne, ecco, che è questo qua, ecco. Che una volta era basilare, per le famiglie. Per le famiglie, era l'unico pane che avevano da mangiare all'epoca, e chi l'aveva era ricco. Poi diciamo che Igor ci spiegava che la farina di castagno è una farina a lunga conservazione. Sì, è una farina a lunga conservazione ed è anche un dolcificante, possiamo dire. Cosa dire? Poi del resto la castagna purtroppo adesso è quella che è, ce n'è rimasta ben poca. Quindi, però noi cerchiamo di mandare avanti questa tradizione. Almeno la tradizione del paese di Carpanzano. La tradizione, perché ci teniamo moltissimo, anche perché noi siamo un paese di 200-250 anime più o meno. Cerchiamo di portare un pochettino, un po' di gente, fargli conoscere la nostra... E quello che è rimasto, muovere un po' di economia per il paese di Carpanzano. Ecco, sì.
purtroppo l'economia è quella che è. Però diciamo che avete organizzato una bella sagra, eh? Al di là di tutto ieri sera c'è stata la partecipazione di tutta la Calabria, c'è stata pienissimo di gente, gli stand hanno lavorato e avete fatto di tutto e di più con le castagne. È un ringraziamento particolare alla Prologo perché organizza, si attiva sempre per questo perché è sensibilissima, quindi un ringraziamento va alla Prologo e al Presidente. Con questa sagra stiamo cercando di attirare più persone possibili per far conoscere il nostro paese e il nostro prodotto principalmente, la castagna. Grazie Dino, è bello, sto vivendo bei momenti, abbiamo delle belle signore qua che fanno parte della Prologo, poi abbiamo Maria, che è difficilissimo il cognome. Sciarratta. Sciarratta, nonché revisore dei conti della Prologo qui proprio di Carpanzano, giusto? Allora, io con te, cara Maria, voglio parlare un po' dei cenni storici, questo bel paesino di 270 abitanti. Sì. Noi siamo rimasti in pochi perché scottiamo un pochino, paghiamo un pochino lo scotto dell'immigrazione, sennò prima era un paese molto ricco sia di lavoro dovuto anche all'agricoltura, però anche come gente ne avevamo quasi 2000 persone, però purtroppo il lavoro non c'è, quindi molti giovani sono andati via al nord. Quelli che voi siete rimasti, sì, cercate sempre di portare avanti la tradizione, di far vedere la vostra storicità, che avete una bellissima chiesa, ci sono dei cenni storici importanti qui del Carpanzano. Sì. Noi infatti anche se siamo in pochi però riusciamo tranquillamente a portare avanti molte cose, sì, come cenni storici a voglia abbiamo il mantello di Carlo V che risale al 1534, dove Carlo V è passato da questo paese lasciando un drappello di soldati e ha lasciato il ricordo anche il mantello di Carlo V, infatti vi viene richiamato anche il santuario che è qui alle nostre spalle, penso che fra poco andate a vedere, dove è rappresentato pure il sedile dei nobili e Carlo V lasciò appunto il ricordo di questo passaggio, appunto questo piviale che è molto bello. E si dice anche che questi soldati sono rimasti qui a Carpanzano, infatti molti cognomi storici li abbiamo proprio da risalenti a questo drappello di soldati che sono fermati qui in paese. Abbiamo il nostro, nel santuario abbiamo la cappella dove c'è il quadro divino, dove è venerato il 12 febbraio che coincide con la festa del periodo di Cosenza, è venerato in quanto ci è salvato dal terremoto del 1908. Qua abbiamo le signore, queste qua invece sono le famose, come si chiamano? Castagne pilate. Le castagne pilate. Diciamo in dialetto nostro, eh? I pastilli. E poi queste vanno molto a Natale, ecco, no? Sì, vanno come bollite, bollite oppure fatte a farina e si fanno le frittelle. Poi voi avete una cultura su questo tipo di castagne. Lei sa quanti tipi di castagne sa lavorare? Quanti tipi di castagne lavora lei? Parecchi. Si fanno le caldarroste, bollite, la marmellata, il pane. Si può fare di tutto e di più. Bravo. Pure voi fate parte della Prologo, signora. Io sono la segretaria della Prologo, ma soprattutto le castagne è una cosa importantissima perché Carpanzano prima viveva di questo, delle castagne. E poi noi come Prologo utilizziamo a fare i dolci sempre con la farina di castagna. Addirittura facciamo gnocchi, tutto quello che contiene, quello che riusciamo a fare, anche perché quest'anno la produzione è stata molto, molto scarsa per questa benedetta cinipide. Comunque non possiamo lamentarci perché noi abbiamo la castagna migliore del circondario, è la Rovellese, che è proprio la zona che lo richiama, ripeto, è pochissima, però cerchiamo di mantenere queste tradizioni. Poi se volete... E lo fate molto bene perché qua avete molti dolci fatti proprio di farina di castagna, sì? Perché questo tour non finisce qua, cara Maria. Maria, adesso come abbiamo il presidente della Prologo, abbiamo Igoro dall'altra parte, il fotografo che non so chi è, mi presento, ciao, sono Giovanni, continua con me sto giro e parliamo un po' delle cose, se ti va. Va bene, ok, andiamo.
Ebbene, qua siamo con lo staff di chi ha preparato i dolci, di chi fa le caldarosto. Qua abbiamo lo specialista delle caldarosto di Carpenzano. La prima caldarosto che hai fatto nella tua vita, quando è stata? Io, a 10 anni. A 10 anni? Avevo 10 anni. 10 anni, te la ricordi benissimo. Sì. Che cos'è la castagna per te? Guarda, è una cosa squisita, specialmente per le caldarroste. È una cosa, un poco, eh? Così, subito. È una cosa ricercatissima e va proprio alla grande. E infatti ieri sera... Quante caldarroste avete fatto ieri sera? Avete... Intorno ai 200 kg e passa. Beh, veramente tantissimo, sì, perché ieri sera, vi ricordo, c'era tantissima gente che veniva dalla provincia di Catanzaro e di tutta la Calabria. E qua sono con queste belle signore che mi stanno tenendo compagnia in dolcezza, possiamo dire. In dolcezza, perché sono questi dolci che sono fatti tutti di castagna. Addirittura abbiamo riprodotto i funghi. I funghi e le castagne proprio, no, cioccolato e farina di castagna, tutto farina di castagna. E poi possiamo dire che la farina di castagna è anche salutare, è vero signora? Certo, certo che è salutare, viene usata anche nei prodotti cosmetici, se perciò, proprio dobbiamo dirla. Non mi dire che tu ti metti in faccia le castagne la sera. No, però... Stavo scherzando. Abbiamo preparato. Però, certo, esatto, certo. È molto nutriente. Che tipo di dolci avete? Questo rosso che cos'è per esempio? Aggiornatemi. Questo dolce è fatto con della cannella, delle amarette e poi della farina di, castagna pure, poi e un po' di colorante. E là è tutto quanto farina di castagna e mais abbiamo messo, pure il mais. E questo invece è tutto quanto marmellata di castagna. Marmellata di castagna, questa è addirittura solamente farina di castagna. Cioè, guardate quante cose belle e buone si possono fare con la farina di castagna. È Carpenzano e la capitale. Anche con l'anice, il miele, la farina di mandorle, quindi si possono miscelare tranquillamente questi ingredienti. Bene, qua da questo reparto, che poi è il reparto, diciamo, lo stand della Proloco, a quanto ho capito, sì, giusto signora? Dove i volontari, ricordiamo tutti i volontari, è arrivato il sindaco. Noi siamo volontari. Sì. Esatto, sono volontari, gratuitamente fanno queste cose. La signora cosa fa nella vita? Non niente. Per la casalinga, sì. E poi si occupa di castagne durante il periodo. E poi mi faccio tanti lavori da fare, faccio decoupage con i ragazzi. Bene, allora, lei è bravissima. Facciamo teatro. Lei fa molto sociale, allora, altro che non fa niente. Lei è una persona che fa tanto nell'associazionismo, non si scherza. Invece la signora ce la faccia la pasticcera. No, sono infermiera. Infermiera? Lavoro a Roriano. Bene, sì. Perciò, dopo essere diletta dopo il suo... 39 anni. Complimenti. Grazie. E poi abbiamo Maria. Maria. Tu cosa fai nella vita? Dirigo un ufficio postale. Ah, una direttore di posta. Sì. Allora, lasciamo questo, è arrivato il sindaco che mi fa piacere, adesso lo sentiremo. Stiamo facendo questa bella, diciamo, escursus sulla sala della castagna e devo dire che mi sto anche divertendo. Siete un'ottima compagnia, grazie. Grazie a voi per essere venuti, veramente di cuore. E non poteva mancare il sindaco di Carpenzano, Pino Vigliaturo. Allora, caro sindaco, devo fare i complimenti innanzitutto. Bellissima manifestazione, è la prima volta, non conoscevo neanche Carpenzano. Devo dire che ci sono una bella storia anche culturale, e poi la Proloco che lavora benissimo, è una bella festa, ha portato gente, un paese di 270 abitanti che riesce a portare gente da tutta la Calabria, è una grande soddisfazione. Ma sindaco, io ho parlato già della storia con Igor, con il presidente della Proloco, con le altre signore della Proloco, però con lei voglio sapere un'altra cosa, più politicamente. Le difficoltà che incontra un comune piccolo come Carpenzano, che certe volte viene molto abbandonato dalle istituzioni, quando sono fondamentali per il territorio calabrese e nazionale. Allora, innanzitutto grazie di essere qui stasera come emittente, perché bisogna divulgare queste manifestazioni, queste sagre, perché diciamo che sono il cuore dell'entroterra calabrese. Io, prima di iniziare la mia breve riflessione su questa intervista, è doveroso fare un ringraziamento alla locale Proloco, al presidente della Proloco Ponterio Luigi e al suo staff, perché ogni anno stanno organizzando la Sagra della Castagna con un notevole successo. Basta ricordare che la sera, quando c'è questa manifestazione musicale, vengono da tutte le parti della regione Calabria, non solo della provincia. Poi non è solo musica, è anche tradizione, è anche folklore, è anche populismo nostro,
E devo dire che è molto importante, perché si parte da quella che è il frutto della castagna, da quello che è la lavorazione, da quello che è stato e rappresenta per noi questo frutto, perché prima era il frutto dei poveri, adesso invece è diventato un frutto prezioso. Io le faccio un esempio, sindaco: l'altro giorno mi trovavo a Roma, 9 caldarroste l'ho pagate 3 euro. Esatto, esatto. Sono adesso, diciamo che questa produzione è calata, quindi sarà legata a questa problematica, quindi i costi sono elevati, ma soprattutto alle grandi città. Ma devo dire che anche Carpanzano ha subito un notevole decremento proprio di produzione, ma io non voglio dare la colpa all'istituzione, quindi alla regione, non voglio dare la colpa al mio comune stesso, alla mia amministrazione, non voglio dire che la locale Proloco, essendo per me è la super costola dell'amministrazione comunale, però devo dire una cosa importante: quanto si fanno i programmi regionali, quanto si fanno gli studi, quanto si cerca di risolvere il problema di questo parassite che sta divorando quello che c'è rimasto di bello di questi giganti, di questi patriarca della castagna, di frutto. E la regione è inerte, non basta fare il dipartimento subregionale, i cosiddetti GAL, le aree locali, non danno i risultati ottenuti a questi comuni come Carpanzano, che è nell'entroterra del Savuto. Bisogna mirare come progettualità, bisogna mirare come programmazione. La regione su questo purtroppo è assente. E allora è doveroso che questo mio appello venga recepito dall'organismo istituzionale regionale, farsi proprio carico di quella che è la problematica di questo territorio, perché bisogna dare uno sviluppo sul settore agricolo. Non ce ne sono posti diversamente da poter collocare i nostri giovani, i nostri figli, assolutamente. E allora la castagna potrebbe avere un suo ruolo primario per un'occupazione, e perché non sfruttarla? Si parla tanto di POR, si parla tanto di investimenti, ma io non ne vedo. A proposito di questo, oggi doveva esserci un convegno, ero venuto apposta anche per il convegno sulla castagna con l'onorevole Principe e l'onorevole Laratta, per impedimenti sia di Principe che di Laratta, non istituzionale, familiare possiamo dire, è saltata la conferenza. Però noi abbiamo recuperato la grande, grazie al Presidente, grazie a Igor, grazie a Giovanna, a Maria, abbiamo recuperato, diciamo, giornalisticamente ci siamo portati il servizio a casa, facendo una cosa, penso io, interessante, che interessa poi la gente. Quello che lei sta dicendo in questo, perciò il convegno non l'abbiamo recuperato. Sì, lo vedremo a caso. Grazie a voi, grazie alle persone che avete nominato, è stato recuperato quello che si presentava ormai la disfatta sociale di questa giornata. Però io devo spezzare una lancia a favore dell'onorevole Principe e dell'onorevole Latta, due parlamentari. Certificato l'assenza per motivi familiari. Io condivido quello che lei ha detto, perché sono sempre vicini. Ma guardate, nei tempi passati l'onorevole Principe, aveva ricoperto il ruolo di assessore alla pubblica istruzione, ebbene Carpanzano, con i suoi circa 300 abitanti e con le precarietà di risorse finanziarie, ha avuto un contributo per l'acquisto di una scuolabus. L'onorevole Ratta si sta preoccupando per quello che è quel valore aggiunto dei nostri monumenti. Tipo è che questo santuario... Parleremo fra poco con una persona che fa lo studio proprio, non voglio anticipare niente, sì, non, se lei mi permette. Io lascerò a chi dopo di me ne parlerà meglio di me di questo santuario e di quello che è in corso la progettazione tramite l'aiuto dell'amico Franco Laratta, sempre vicino anche alla nostra Carpanzano. Devo dire che questa chiesa, questa bella cattedrale, piccola cattedrale di Carpanzano, è veramente affascinante. C'è un'atmosfera, dei particolari veramente di storicità importanti, me lo diceva prima Giovanna, e l'ho scoperto andando a visitare. Fra poco ne parlerò pure, ne parleremo fra poco. Sì, diciamo che questo è il santuario che per eccellenza ha la sua
devozione da parte nostra di tutti i carpanzanesi, elevato a protettrice di Carpanzano Maria Santissima delle Grazie nel 1903 da Papa Leone XIII, quindi diciamo che ha una storia grandissima proprio, e che noi fedeli in effetti la facciamo propria nostra, esatto, con tutte le nostre forze. La ringrazio Sindaco, grazie per avermi ospitato qui nel vostro paese. Lei è benvenuto sempre, grazie emittente, grazie Sindaco, e auguri. Allora io continuo questo giro e devo dire che mi sto acculturando parecchio su questo paesino, che è molto affascinante. Devo dire, sono affascinanti anche gli abitanti, perché sono molto ospitali, sono bravi, insomma ci hanno accolto bene, devo dire, e dico che abbiamo recuperato con il congresso che non c'è stato con questo servizio. Allora, però io so, tu hai un parente vicino a te che conosce bene la storia di questa chiesa, sì. Me lo puoi chiamare? Certo, chiamiamo, dov'è? Sì. Come si chiama? Lillo. Signor Lillo, venga qui. Signor Lillo, che è uno storico, possiamo chiamarlo insomma, uno storico, uno studioso della sua, di questa chiesa. Allora, mi faccia innanzitutto un resoconto dei cenni, un cenno culturale su Carpanzano e su questa chiesa. Carpanzano ha origini antiche, risale all'anno 1000, diciamo ci sono molti monumenti storici, tra cui questa chiesa che è stata poi qualche anno fa eretta a santuario. C'è ad esempio, ci sono questi sedili nel porticato dove solevano sedersi i signorotti del tempo, la gente che contava e che decideva sulle sorti di Carpanzano. Proprio c'era il consiglio comunale. C'era il consiglio comunale. Queste pietre allora erano degli scanni rudimentali, diciamo, dove, ripeto, solevano sedersi questi signori che decidevano delle sorti di Carpanzano e dei problemi che a suo tempo affliggevano, diciamo, anche il paese, che dovevano essere poi portati a termine nel modo migliore. La festa patronale di Carpanzano. Dunque, la festa patronale, la festa diciamo proprio dei festeggiamenti solenni, si tengono la quarta domenica di settembre di ogni anno, e mentre quella votiva, per ricordare il terremoto che distrusse Reggio Messina e che Carpanzano fu salvato, diceva prima la sua figlia, proprio dal quadro divino al quale noi siamo fortemente legati e devoti. Vorrei sottolineare pure che in pari data e a settembre e a febbraio l'associazione famiglie carpanzanese residente a Toronto portano avanti anche questi festeggiamenti. Voglio ricordare una cosa che prima sentivo dire, che c'è una cultura molto dell'emigrato che ritorna a Carpanzano ogni estate, sì, perciò quanti abitanti diventate d'estate qui a Carpanzano? D'estate, volendo un 1000 persone, diciamo. Perciò si popola. Quelli che vengono dall'estero e quelli diciamo che sono sparsi un po' in tutta Italia. C'è questo ritorno alle origini. Noi, io voglio aprire una parentesi brevissima, perché siamo fieri e orgogliosi di quella civiltà contadina, certo, che poi tutto sommato c'era la castagna, possiamo dire. La castagna anche i famosi 500 ettari. E allora si producevano quintale e quintale di castagne. Vorrei anche aggiungere che negli anni 60 purtroppo non c'è stata mai l'idea di formare, di avviare una vera cooperativa, perché se allora in quei tempi, se così fosse stato, se si fosse attuato, fosse stato portato avanti questo criterio, imponevamo noi alle industrie dolciarie, Alemagna, Motta e così via, il prezzo senza assistere, e quello che dico non è segno di poi, senza assistere allo strozzinaggio dei mediatori e così via. Bene, a dirmi, dimmi. Dire, è stato detto anche in precedenza di questa chiesa retta a santuario, che è un po' una cozzaglia di stili, perché diciamo poi ognuno sempre il suo, diciamo, nei tempi. Il suo, però anche se l'ho fatto con fede e così via. Tant'è che questa lapide ricorda allora gli anni 60 che si è prodigato per questi lavori. Noi come carpanzanesi ce la mettiamo tutta. Questo paese deve continuare a pulsare, perché non siamo rassegnati a vivere
la quotidianità in maniera periferica, non solo intesa in termini geografici. Bene, io vi ringrazio. A questo punto io chiudo il servizio. La ringrazio, rimango grazie con Maria perché chiudiamo il servizio. Sì. Allora Maria, innanzitutto ti ringrazio per averci fatto da cicerone. Abbiamo fatto vedere le calda rosta, abbiamo fatto vedere questa saga, abbiamo fatto un servizio un po' a 360 gradi. Però io perché ho voluto per la chiusura a Maria? Perché non si è parlato di un fatto. È vero che voi avete un rapporto anche con delle città importanti per questa chiesa? Esattamente, infatti il nostro quadrivino è stato portato sia all'Ingotto d'Oro a Torino e sia nel 2000 nel Giubileo a Roma. Proprio, cioè, è stato proprio il quadro originale. Ecco, questo ci sfuggiva, l'abbiamo completato. Sì. E io a questo punto chiudo il servizio qua da Carpanzano, paesino bellissimo. Abbiamo vissuto questa saga della castagna, devo dire di nuovo, ripeto, la gentilezza di tutta l'amministrazione, della Proloco, degli stendisti e di Maria. Ebbene, facciamo un saluto qui da Carpenzano a tutto, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Vi aspettiamo.